presenza attenta e numerosa nel centro culturale Marcona. Saluto il senatore Marco Follini, autore del volume Elogio della Pazienza, perché la lentezza fa bene alla democrazia. Inizio in modo. Con lui due ospiti di grande profilo, l'onorevole Giulio Martinazzoli e l'onorevole Abbaccia. Sono testimoni significativi di un percorso tormentato, complesso della vita politica italiana negli ultimi decenni, aperti ad un confronto costruttivo, penso sul deficit di riforma, sulle riforme annunciate, e sicuramente per molti aspetti ancora da costruire, un argomento importante, un argomento che ci riguarda. Non si tratta di un nostalgico Marcord della Prima Repubblica, quanto di un tentativo di riempire di contenuti la parola d'ordine spesso usata a sproposito dell'innovazione. Poiché tutti ne parlano, si può incorrere nel gattopardesco tutto cambi perché nulla cambia. Tuttavia, a pagare lo scotto di questa politica dell'annuncio sarà tutto il nostro sistema che ha accumulato ritardo. Ma l'innovazione non può prescindere dal deposito di fatiche di cui parlava Carlo Cattani, che l'esperienza democratica del Paese ha costruito in termini di conquista, di libertà, una stratificazione di stagioni democratiche che hanno contribuito a diffondere un clima di civiltà, di cittadinanza e di ampliamento della democrazia. Si diceva un tempo dell'allargamento della base democratica dello Stato. Scrive Milan Kundera nel suo romanzo La lentezza che c'è un legame segreto tra la lentezza e la memoria, tra la velocità e l'oblio. Prendiamo una situazione, invece, tra le più banali. Un uomo cammina per la strada e a un tratto cerca di ricordare qualcosa che però gli sfugge. Allora, istintivamente, rallenta il passo. Chi invece vuole dimenticare un evento penoso, appena vissuto, accelera inconsapevolmente la sua andatura, come per allontanarsi da qualcosa che sente ancora troppo vicino a sé nel tempo. Nella matematica esistenziale il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria, il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità del periodo. Il grande scrittore ceco, nel parlare del suo libro, prosegue: da tale equazione si possono dedurre diversi corollari. Per esempio, la nostra epoca si abbandona al demone della velocità ed è per questo motivo che dimentica tanto facilmente se stessa. Ma io preferisco rovesciare questa affermazione. La nostra epoca è ossessionata dal desiderio di dimenticare ed è per realizzare tale desiderio che si abbandona al demone della velocità. Se accelera il passo è perché vuole farci capire che ormai non aspira più ad essere ricordata, che è stanca di se stessa, disgustata da se stessa, che vuole spegnere la tremula fiammella della vita. Queste parole di Kundera si collegano benissimo al nucleo centrale della riflessione di Marco Follini. Oggi la retorica del fare e della velocità del fare finisce per indebolire la memoria collettiva della nostra storia recente. O forse, come suggerirebbe lo scrittore, questo paese nasconde il desiderio di dimenticare se stesso e le ragioni della sua coesione con il velo di una velocità assolta ormai a mito della politica. Le pagine di Marco Follini a questo servono a suggerire a chi sa comprendere di rallentare e rileggere la nostra storia, farne tesoro, ora che anche la Seconda Repubblica sembra volgere al domicilio. Conosciamo, è vero, i limiti e i difetti della prima,
ma dovremmo ricordarne anche le qualità. La prima delle qualità della Prima Repubblica era proprio la pazienza, la capacità di ascoltare, di convincere, di rassicurare e poi assumere le decisioni più condivise. Il leader di partito di quegli anni, se ne parla anche con riferimento all'immediato dopoguerra, alle scomuniche, alla necessità comunque di realizzare quella coesione, ebbene sapevano raffreddare le emozioni più estreme del proprio elettorato anziché fomentarle, sapevano tenere a freno le pulsioni più radicali della propria base anziché cavalcarle. Riuscivano così a dare spazio al nome di tutti e a realizzare quelle indispensabili mediazioni che hanno consentito al Paese di crescere. Scusate questa presentazione, per cercare di sintetizzare sostanzialmente anche il filo del ragionamento che percorre questa fatica e questo impegno in una delle stagioni sicuramente che richiede, e voi lo dimostrate con la vostra numerosa presenza, anche il momento magari di riflessione e di discussione, ci hanno spesso portato allo stesso punto. Finita la guerra, l'Italia, al culmine del suo antifascismo, offriva ai fascisti ancora tali l'amnistia contro gli altri e la sopravvivenza nei gangli dello Stato con la DC. Due anni dopo, in piena guerra fredda, l'Italia anticomunista offriva al PC, con De Gasperi, una possibilità di convivenza nelle istituzioni appena ricostruite. Fu appunto De Gasperi ad attutire politicamente gli effetti della scomunica papale verso i marxisti e fu Togliatti, appena ferito dall'attentato di Pallante, a frenare la ribellione delle masse di sinistra. È importante che Marco possa introdurre e poi si possa passare ad un intervento degli amici Lino Martinazzoli e Bruno Tavaci. Se è così, allora dicevo volentieri, ti ringrazio insieme agli altri amici per la vostra presenza.